Allora, la mia passione per la musica è iniziata quando sono piccola. Ho iniziato a suonare pianoforte perché mio padre è un batterista, quindi sicuramente lui mi ha subito indirizzato nel mondo della musica. Poi nel tempo, vabbè, ho iniziato anche a usare il basso e altri strumenti, sintetizzatori, tastiere varie. E com'è stato poi l'ingresso, no? In quest'altra, diciamo, vita, in quest'altro lato della musica? Allora, ho iniziato a suonare musica elettronica ai rave party. Anche perché c'era all'epoca tutto un movimento di crew a Torino che ora non c'è più purtroppo. E quindi ho iniziato a fare live set in questi posti dove diciamo è permessa molta sperimentazione, quindi in rave, in festa trovi massima sperimentazione su tutti i fronti, cioè sia dal punto di vista visuale, delle luci, degli allestimenti, ma anche della musica. Infatti ci sono un sacco di live set ancora nei rave. E quindi diciamo che era un ambiente che a me interessava anche per il tipo di genere di musica che si fa. In festa non è stato difficile entrare, nel senso che comunque è un ambiente molto aperto e libero, cioè, quindi le crew accettano abbastanza chiunque per suonare, non importa il tuo sesso, il tuo genere, il tuo genere anche musicale. Cioè non, quindi l'ambiente rave è stato. Cioè, lo posso considerare positivo. E tutto ciò che riguarda invece DJ set, che è una cosa che è venuta molto dopo, posso dire che l'ingresso è stato strano, nel senso che io non sono attivista, non mi definisco attivista, ma essendo una donna, molte delle date che sono arrivate anche proprio perché sono una donna, nel senso che in Per il line-up, genere, ecco. esatto, quindi in line-up richiedono più donne. E talvolta gli ingaggi sono proprio così, quindi ti chiedono proprio direttamente: avremmo bisogno di una ragazza, che Proprio suoni. diretto così. Sì, ci sono anche proprio dei collettivi o delle situazioni che mi hanno ingaggiato in questo modo qua. Come te la vivi questa cosa? Cioè, secondo te è una della serie bella, una serie bella per me, o comunque vorresti, no, essere più, dare più valore, ecco, principalmente a quello che fai rispetto a quello che sei come persona, come genere? Sì, quello che hai detto è giusto e lo penso, ma io sono nell'ambiente, diciamo, degli eventi, anche ho fatto il tecnico tanto tempo io, quindi audio e luci nei Figo. locali, e quindi diciamo che io ho da sempre visto come le donne vengono viste in questo ambiente, sia che facciano il tecnico, sia che facciano la DJ o l'artista, la performer, non importa. Però purtroppo. Quindi avevi già toccato con mano, ecco, Sì, un cioè c'è una po'. considerazione delle ragazze di un certo tipo, cioè, ti chiedono di solito perché sei lì, chi hai conosciuto per essere lì, piuttosto che con chi sei stata per essere lì, o cose del genere. Il Cioè, queste must, sono, insomma, sì, il italiano, must ecco. italiano base, no? E una cosa che però ci tengo a dire è che, come dire, io spero nel tempo che le cose cambino. Ma l'ambiente ora è questo. Non è che ho mai pensato di lasciare il mio lavoro da tecnico solo perché mi venivano fatti commenti, diciamo, legati al mio genere. Anzi, no, ho sempre voluto portarlo avanti proprio perché per me era una passione, era un bel lavoro come anche il DJ set e tutto il resto. E chi se ne frega, diciamo, poi di quello che dicono le persone, nel senso Se ti dovessi soffermare solo sui sì, giudizi, non faresti mai niente. Ecco, no, diciamo, partiamo da esatto. questo presupposto. No, 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 E esatto. invece, il lato, diciamo, non del locale, ma del pubblico, quindi, diciamo, l'aspetto col contatto con le persone, come lo vedi? Ecco, come ti senti te col pubblico di fronte? Beh, molto bene, è una cosa che mi piace molto, sia live set che DJ set, cioè non importa che cosa sto facendo, a me Cerchi il contatto, ti piace più molto. essere, diciamo, nella tua bolla? Ma beh, dipende dalle situazioni, ci sono situazioni ovviamente dove uno è più emozionato e quindi tende a stare più nel suo, ma di solito mi piace poi guardare gli altri, vedere cosa fanno gli altri, anche perché appunto io non essendo il DJ la mia prima, diciamo, cosa che ho fatto, non preparo mai set io, cioè la Te li vivi musica. sul Sì, momento. esatto. Poi chiaro, ascolto molto bene, seleziono molto bene la musica che poi vado a suonare, Ecco, quindi. come selezioni la musica che suoni, che usi, insomma, che utilizzi? Allora, sono tracce di miei amici, insomma, tantissimi amici che suonano, producono come me, quindi ho delle tracce che sono spesso unreleased o cose che mi mandano persone che conosco, oppure io uso tendenzialmente Bandcamp come piattaforma perché mi piace tantissimo come Comoda. funziona, sì, è molto comoda, ha un sacco di etichette, puoi andare a cercare le cose con i sottogeneri, quindi molto comodo. Su che Io genere, diciamo, bazzi? questa
Allora, per me è una domanda interessante. Sì, no, io faccio abbastanza tutto, nel senso che dipende un po' dalla situazione. Infatti ho suonato in contesti completamente diversi tra di loro, cioè ho suonato, diciamo, dal rave alla performance di arte contemporanea, quindi con musica, se vogliamo, ambient, drone, elettronica, EDM, ecco. E quindi spazio abbastanza su tutti i generi, dal drone. E il lato classico l'hai un po' abbandonato? Hai iniziato con il pianoforte, sì, no? Sì, vorresti integrarlo? Ti piacerebbe anche fare un qualcosa, no? Un pochino più sotto un altro punto di vista, ecco. Oppure è una cosa che al momento no? Ma sicuramente dopo gli ultimi anni avvenimenti in questo ambiente ho recuperato un po' lo strumento come modo per suonare, modo un po' più intimo anche di suonare. E sto provando a recuperare un po' di musica classica proprio in senso stretto. Sì, poi l'integrazione in musica elettronica. Ci sono iniziative, pure gruppi di cui fai parte, di cui vorresti parlare, progetti, insomma? Libero spazio. Io ho aperto molti progetti negli ultimi anni. Uno di questi è stato un progetto di radio web con cui, insomma, sono qui oggi con alcuni dei rappresentanti più importanti. È difficile per me ora immaginare un qualche tipo di progetto nuovo. È stato molto difficile per me vedere come i collettivi, le persone si pongono in questo ambiente. Ho lavorato in direzione artistica per un locale a Torino e ho fatto lì una radio web, e da lì poi ne sono nate delle proposte artistiche, dei progetti, degli eventi, delle cose anche più grandi, no? Nel tempo mi sono accorta del tipo di rapporto che si instaura quando c'è di mezzo poi un evento, una serata, cioè c'è un qualche cosa dopo un progetto, e di come, insomma, le persone si pongono. Quindi in questo momento sono un po' ferma. Quindi c'è, diciamo, dici più da un punto di vista di sfiducia poi nei confronti delle persone sì, con cui inizi un progetto. Sì, un po'. Cioè non vedi proprio il rapporto affettivo, diciamo, in condivisione su quel progetto, ma più un aspetto forse economico oppure situazionale. Sì, più che ancora affettivo, che vabbè, come dire, affettivo, sai. No, però sai, quando inizi un progetto, tipo come può essere il nostro, uno vede che l'altro comunque ci deve credere allo stesso modo, perché sennò non inizi nemmeno. È anche un po' culturale, se posso dire, cioè anche vedere l'interesse vero a livello, lo spessore culturale, la voglia di ricercare, no? A parte il personale, che purtroppo, come dire, quello è sempre molto variabile, ma almeno un po' di interesse, di spessore in più, no? Quindi che va qualcosa che vada un po' oltre la serata, l'evento, l'aspetto economico della serata, l'aspetto anche un po' di status sociale, quindi, no? Di suonare ad una certa serata, allora significa che... Quindi stai aspettando di trovare le persone giuste o, diciamo, hai un po' messo da parte l'idea di un progetto, di un nuovo? Ho delle persone, alcune sono qui oggi, e le ho portate anche per questo motivo qua. E il progetto della radio è un progetto che io vorrei portare avanti sicuramente. Vorrei riaprirlo in una nuova sede che sto cercando. E sto cercando di capire come strutturare questa cosa di nuovo. Il palinsesto è molto bello, quindi non vorrei buttare via, no? Tutto questo impegno, questo lavoro che è stato fatto. Quindi sicuramente la radio è un progetto che voglio portare avanti. Poi le modalità, le persone da vedere, le situazioni. Ti faccio l'ultima domanda. C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare se non ci fosse stata la musica? Sì, credo la cucina. Perché mi piace tantissimo cucinare. Bellissimo, sì, bellissimo. Sì, molto. E quindi, diciamo, fare un qualcosa a musica e cucina, ci hai mai pensato? Non ci ho mai pensato, ma sarebbe fighissimo, certo. Eventi, sì, e poi in realtà prima del lockdown con mio fratello ho avuto questa idea, adesso mi fa ricordare, invece no, ho provato a farlo, l'ho fatto un anno fa, ho fatto 3 eventi di questo tipo qua, con 3 menù diversi. Che figo. Non l'ho fatto invece. sono venuti carini. Perfetto. È venuta una cosa carina, sì. Non si sa mai, insomma, poi se uno può riproporlo, sotto quali aspetti, certo. Io guarda, ti ringrazio, spero che ti sia trovata bene e quando vuoi passare siamo qua. Grazie mille. Grazie a voi.